Furio, è iniziato il calciomercato, che cosa ti sta intrigando di più? Ma guarda, la mia età, la mia anzianità nel ruolo di procuratore mi porta a una riflessione, che cambiano i nomi, ma le situazioni sono sempre le stesse. Quello che non può firmare, quello che vuole andare via, quello che c'ha già un accordo. Non c'era una clausola rescissoria ai tempi miei, però è ripetitivo il calciomercato. Ora c'è, l'anno scorso c'era Lukaku, quest'anno ci sarà un altro, c'è sempre qualche cosa, ma ora sa cosa sono aumentati pazzescamente? Gli stipendi sono aumentati, poi c'è questi paesi. La Corea, l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita, perché loro vogliono un mondiale. Loro vogliono un mondiale. Allora, per avere questo, per avere i televisivi, per avere visibilità nel pianeta, perché il calcio dà una visibilità nel pianeta, loro fanno questi stipendi pazzeschi per vedere se riescono a vincere qualcosa per poi fare un mondiale, come è successo alla Corea quando ci fu quell'arbitro Moreno, l'arbitro Moreno, mamma mia. E quindi è questo che ha un po'. Cioè, gli stipendi nel calcio sono sempre stati fuori dalla norma, ma qui ora, mamma mia, c'è chi guadagna 300.000 euro al giorno, io non lo so. E quindi diventa un pochino antipati, un po' troppo, si sta un po' esagerando. Senti, Giuntoli alla Juventus cosa porterà? Perché se ne parla quasi come se fosse un top player. E sai, Giuntoli, fra l'altro l'ho messaggiato ieri, Giuntoli è juventino, Giuntoli ha coronato un sogno, ha fatto tantissima gavetta, Cristiano ha proprio fatta tanta, proprio ha fatto l'Interregionale, ha fatto la C2 con pochi soldi, però ha sempre fatto bene, insomma è meritatissimo questo coronamento del sogno, se lo merita perché dopo aver fatto a Napoli quello che ha fatto, la Juventus è il suo punto d'arrivo nei sogni quando iniziò a fare sto mestiere, perché lui è nato giocatore, stopper, Giuntoli Biffi è stata una coppia in C imbattibile, Biffi è stato un giocatore importantissimo, Roberto Biffi, e lui di lì ha creato amicizia, ha creato organizzazione e non gli scappava niente, lui quando era a Carpi prese quel centravanti di colore che era un fenomeno, 3-4 giocatori pagati 1.000 lire e poi hanno messo a posto i bilanci per tre anni, quindi Giuntoli andata alla Juventus coronando un sogno e con tanto tanto merito, la gavetta finalmente ha pagato. E che cosa gli hai scritto nel tuo messaggio? Ho scritto che sono contento per il suo grande traguardo, visto che è juventino, è un aglianese di Juventino, è nella squadra del suo cuore, quindi come se io andassi alla Fiorentina, ecco. Secondo te farà qualche grande colpo compatibilmente con le disponibilità della Juventus? Si parla di Milinkovic anche. La Juventus i soldi li trova, la Juventus deve puntare solo a una cosa, a vincere. Con Giuntoli c'ha più possibilità, il rapporto Giuntoli-Allegri è buono, migliorerà col tempo, sono due toscanacci che si capiranno con qualche alzata di voce forse, ma si capiranno perché sono schietti. Giuntoli è un grandissimo direttore, Allegri è un grandissimo allenatore dal mio punto di vista personale, proprio un grande allenatore. Senti, invece cosa pensi delle novità che riguardano il Milan, sia a livello dirigenziale sia a livello di strategie anche? Non li capisco, non mi stanno simpatici, perché nella vita è successo una volta sola che un grandissimo calciatore, Paolo Maldini, irripetibile, nella storia dei numeri 3 è il più grande mai nato in Italia, in Europa, non ce ne sono stati forti come Paolo. E guarda caso ha fatto benissimo, che non c'è reciprocità, non c'è meccanismo, non c'è automatismo, uno bravo è bravo anche a fare un altro mestiere nel calcio, assolutamente no, anzi è molto raro che uno molto bravo sia un gran direttore generale, se poi vai a memoria vedi che non ce n'è tanto. Paolo Maldini è stato un grandissimo manager e questo ha portato lo scudetto, il Milan non era in grande forma da anni, ha portato a dei successi incredibili, e questo distacco, altro ragazzo bravissimo, Ricky Massara, che
è bravo, io conoscevo quando giocava, peraltro io ero alla Rondinella, me lo volevo portare alla Rondinella, ma lui costava troppo, era a Pescara, e quindi sono stata una coppia vincente che non capisco il motivo per il quale siano stati allontanati. E comunque le mosse che sono state fatte fino a questo momento, Loftus-Cheek, Pulisic, ti piacciono o no? Loftus-Cheek mi sembra un detersivo, non so nemmeno chi è lei, mi sembra qualcosa, non so chi è, io so, ho un'ignoranza negli stranieri, perché non ho simpatia per gli stranieri, perché io i miei giovani, la mia carriera, ho sempre avuto a che fare con lo straniero che era più considerato del mio perché viene da fuori. E questo a me non mi è stato mai bene, ma mai, perché non esiste. C'aveva sempre più opportunità di un italiano, gli stranieri, che costano di più, perché non lo so. E quindi io con gli stranieri non ho una grande simpatia. E quindi non so. Pulisic, lo statunitense? Non lo so com'è Pulisic, non l'ho mai visto, non lo so, sarà bravo perché sicuramente ora, cioè, il monitoraggio è così intenso, è così preciso, è così dettagliato e sicuramente è bravo, però non so manco in che ruolo gioca. Io sono... Sicuramente giocherà dietro le punte. Ah, dietro le punte, è difficile giocare dietro le punte, quindi se è stato selezionato sicuramente lo prende, però hanno preso Tonali e Tonali a quelle cifre lì si dà, per esempio... Il Napoli ha perso Kim può andare, se ne vada pure Kim, tanto nella vita dei difensori sembrava che dopo Koulibaly fosse la morte della difesa del Napoli, invece è venuto uno forse più forte, quindi il difensore cambiamolo pure, c'è stato Cannavaro, c'è stato, chi c'è stato, Anna Burni, c'è ai tempi miei, c'è stato tanti difensori che poi hanno cambiato, non hanno lasciato una grande memoria chi va via, il problema è se va via Osimhen. Io Osimhen, se fossi il Napoli, non lo do via nemmeno a 150 milioni di euro, sai perché? Perché l'anno prossimo o vale gli stessi 150 milioni o vale di più, qui è un titolo in borsa, in crescita, cioè Osimhen o le cose vanno bene o vanno benissimo, perché il valore di ora Osimhen non lo perde, perché Osimhen 15 gol fa, quindi i 150 milioni che potrebbe prendere ora io non lo darei via mai, lo do via l'anno prossimo e sono sicuro lo do via gli stessi soldi, però c'ho le prestazioni di questo fenomeno ancora per un anno. Le mosse dell'Inter invece, sono partiti Brozovic, non ci sarà più Dzeko, partirà Onana, è arrivato poi Frattesi. Il bello è Cordas, è stupenda la carriera di questo ragazzo che io ho conosciuto perché a Crotone avevo Clayton, centromediano forte, fortissimo, brasiliano che ha giocato lì, ha fatto la promozione, e questo ragazzo qua è stato una vita a Crotone, era tifoso dell'Inter e Brozovic l'ha portato dietro, è un sogno stupendo, raramente nel calcio ci sono queste belle notizie. Niente, l'Inter c'ha un grande manager che è Pepe Marotta, c'ha Ausilio che è bravo, sanno loro come fare, hanno preso questo... Frattesi ti piace? Frattesi è Tardelli, Frattesi è un giocatore universale, un giocatore del futuro che farà 100 partite in nazionale, Frattesi è un... È un gioiello del calcio come si intende oggi. Invece la Fiorentina, che sensazione ti dà in questo momento? Non sono stati conclusi gli acquisti se non quello di Sabiri, si parla con insistenza del possibile arrivo di Parisi. Ma vedi, la Fiorentina io l'ho nel cuore, ma io mi dico è un anno e mezzo che ci manca il portiere e ancora non ci abbiamo portiere. Ma perché? Ma Gio Barone deve capire che fare il direttore sportivo in Italia, non so dove l'ha fatto lui, in America, i Cosmo, non c'entra niente. Qui si lavora prima, Pradè non lo sento mai, Pradè, ma ci manca da un anno e mezzo il portiere, siamo sempre senza portiere, con tutto il rispetto per Cerofolini, sai che Cerofolini è il mio cuore, che è stato con me 7-8 anni, Terracciano è bravo, però... Infatti hanno preso Sirigu perché? Sirigu perché è venuto a Firenze? Perché con Terracciano c'era Sirigu. A Napoli con Meret non giocava. Se no uno sta a Napoli a vincere lo scudetto, a pigliare soldi del premio, a fare la Champions. Lui è voluto venire a Firenze
per giocare, però anche lui ha 37 anni, quindi voglio dire, il futuro, il portiere andava preso, dovevano prendere quello dell'Empoli, perché con Fabrizio Corsi sei citato, vicario, oppure qualche, il mercato scorso potevano prendere quello che sta alla Lazio, dimmi. Provedel. Provedel, che è il più forte di tutti. Provedel è uno dei migliori portieri d'Italia. E quello poteva venire, che so che c'ha fidanzata a Firenze, so che bazzica a Firenze molto spesso sto ragazzo, ed è un grandissimo portiere. E noi siamo ancora senza, perché ci sono dei ritardi incredibili. Poi anche la fascia sinistra che va migliorata. Potrebbe arrivare Parisi. Ragazzi, ma gli accordi si concretizzano ora, ma si preparano molto prima. Cioè, c'è un meccanismo fra i direttori sportivi che io conosco bene, che insomma, quando uno decide, cioè, tutto è da ratificare, ma il problema, ma l'accordo c'è già. Quindi qui vedo un po' di confusione, via. Vedo un po' di confusione, ma non la vedo solo io, la vedono un po' tutti. Ma il portiere è una incredibile. Poi se va via Amrabat, ma che vada. Ma siamo Firenze, cari signori miei. Ma Amrabat lascia la memoria nella Fiorentina mia, ho visto da Bertini che appella Esposito. Ma Amrabat è un giocatore che più che bravo, è utile. Ma bravo, no. Molto utile, ma Amrabat che si parla va via, rimane, ma vada via. Ma noi a Firenze, Amrabat fra due mesi non ci sappiamo nemmeno chi sei, ma siamo Firenze. Hjulmand come sostituto ti piacerebbe, Hjulmand del Lecce? Questo è bravo, quando li piglia Corvino è bravo, vuole sapere come lo chiama Hjulmand Corvino. quindi, scusate. Quindi insomma ti piacerebbe Hjulmand? Sì, mi piacerebbe. E quindi dico, per Amrabat non è che voglio fare il simpatico, però Amrabat che vada via, non è un altro. Ecco, come centravanti invece si parla di Nzola, si parla di Dia, chi ti piace allora, realmente? Io terrei lo slavo. Jovic. Sì. Però con una promessa che mi garantisca un po' di agonismo, mi garantisca prestazioni, mi garantisco, perché se lui gioca, lui fa, perché se è forte fa, e dare via Cabra, pensa te, io vi ce lo tengo, perché sì, Scamacca, tutte queste cose qua, sì, va bene, però no, anche no, tengo quello che ho. Sì, però poi comunque un altro centravanti ci vuole. Cioè, Dia della Salernitana, Nzola, ti piacerebbe o no? Dia non lo danno? No, no, so, se danno, ti presenti un 25 milioni magari. No, Fiorentina non può spendere 25 milioni. Quanto magari fa? Per un giocatore li può spendere. Poi c'è da comprare il portiere, c'è da prendere, sì, l'esterno. Può anche incassare 30 milioni per Amrabat. A sinistra, visto che Sottil dovrà andare via, sì. Come si fa con Biraghi? Che si fa a sinistra? Che si fa a sinistra la Fiorentina? Potrebbe arrivare Parisi. Bene, bene. E poi ce n'è un altro davanti. Ci sono comunque Iconè in questo momento e con Nico Gonzalez. Leggo che Iconè è molto, potrebbe partire, sì. Non lo so, è difficile fare il direttore sportivo, bisogna avere una grande, grande esperienza. Orsolini ti piacerebbe? Orsolini è molto bravo, Orsolini è bravo. Ed è in vendita, se arriva. Perché va a scadenza di contratto poi? Lo garantisco, perché è in vendita, va a scadenza, quindi Orsolini subito, ma è tanto che ti dico di Orsolini, non so se ti ricordi. Sì, poi c'era il sogno Berardi, si era parlato anche di Zaniolo, che però sembra il migliore della Juventus. Sto Berardi però, onestamente, cioè se poi rimane lì, ormai lui ha deciso di rimanere lì, è in una gabbia d'oro, sta bene, è padrone, quindi alla sua età andare a mettersi, forse, non lo so, che non conosco il giocatore, quindi, perché i ragazzi vanno conosciuti, e quindi, però mi sembra si sia acquattato lì, ha sempre prestazioni ottime e ha paura che se va fuori ci sia più concorrenza, che gli manchi qualche stimolo, che il panorama diverso non lo aiuta più, quindi è un sogno vano a questo punto, perché tutti gli anni deve venire via, tutti gli anni fa benissimo, e quindi sai, Carnevali, i giocatori bravi li vende, ma Carnevali vuole anche fare campionati di tranquillità, e allora va a finire che Berardi rimarrà là ancora un altro anno. L'ultima, tornando al portiere, Audero ti piacerebbe?
Sì, mi piacerebbe Audero, ma ce n'era tanti bravi, e ce n'era tanti bravi, e va bene tutto, ma Audero anche no, lo vorrei più forte. E lo vorrei più forte, ti dico la verità, perché il tempo per trovarlo più forte. Non mi parlare dello straniero e la Stella Rossa, perché non so chi è. Davvero stanno cercando. Io so, si era parlato di Livakovic, portiere della Croazia, che si è fatto apprezzare anche ai mondiali. Sì, sì, non lo so, quindi va bene. Però dico, io lo vorrei più forte di Audero, ti dico la verità, perché? Perché c'era il tempo e il danaro e la possibilità di prenderlo. Ma perché non si è preso Vicario? Ma me lo volete spiegare? Ma perché? Poi ha visto dove è andato? Quindi questo è un giocatore importante. Lui sarebbe venuto a Firenze con Fabrizio Corsi. La trattativa, non credere, ma è fluida. C'è la sostanza per concluderla, certo. Non è che regala, anzi. Però se una cosa ti interessa, ti sistema il ruolo per 10 anni questo ragazzo qui. E quindi è un investimento. Ecco dove ha sbagliato la Fiorentina, a mio avviso, a non fare un mercato specifico sul portiere, che era il pezzo grosso che ci mancava, e sulla fascia sinistra, perché tu mi dici che arriva questo qua, benissimo, io ci credo, credo a quello che mi dici, però io mi sarei organizzato prima.